Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore. Raga, vi lascio qui sulla mia destra l'orario perché io, raga, veramente sono stata tipo 6 minuti. Raga, mi mettevo a fuoco, ho detto vabbè, ah, non fa niente, lascio direttamente lo screen. Oggi siamo qui in questa challenge per provare i prodotti che sono usciti nella Degusta Box di marzo. Se vi siete persi lo spacchettamento insieme alla mia sorella, ve lo lascio giù nell'info box. E in più, come dissi anche nell'altro video, ero molto impreparata su come funzionasse, però siamo andati un po' a vedere da come accennava mia sorella. E praticamente, allora io vi lascio giù nell'info box il link, ma ragazzi, non è affiliato perché io ho acquistato la box e automaticamente al momento della che ho completato il pagamento ho compilato un modulo, quindi raga, la stessa cosa ve lo farò fare anche a voi. E poi dopo mi ha rilasciato questo link o codice da inserire, che vi lascio il link giù nell'info box, per acquistare la box invece di pagarla 16,99 euro comprese di spedizione. Quindi raga, è buona questa cosa. E ma pure se voi la date tipo amici, parenti, il loro tipo vi fanno accumulare 100 punti, vi regalano il mese prossimo una box in regalo. Sinceramente, poi ho notato anche che io alla fine mi sono abbonata, quindi aprile riceverò la box. Quindi raga, un po' così all'inizio per capirlo, però secondo me è un abbonamento fattibile, perché avete visto, per 10 euro comunque, con 10 euro mi sono portata a casa tanti prodotti, lo vedrete anche in questo video. Quindi volevo dirvi che io non ci guadagno niente, ma la stessa cosa, una volta che voi accedete al mio link, fate il pagamento e tutto, vi uscirà anche a voi, e quindi poi voi potrete dare il vostro link o codice agli amici, parenti, come volete. Quindi io direi di iniziare. Ci riesco a fare tranquillamente una 24 ore, perché comunque è ricca di prodotti, sì, dolci, però comunque qualcosina riesco a fare. E iniziamo con la challenge, altrimenti qui parlo, parlo, parlo e non la finisco più. Raga, non ci fate caso ai miei capelli, ma stamattina non avevo voglia di passarmi la piastra, sono proprio KO. Iniziamo la mattinata bene, bene, bene con le gocciole. Queste sono le gocciole a cocco, io le ho già provate nello scorso video, sono veramente buone queste gocciole al cocco. E poi nella POC si è uscito anche il latte Zimillo, questo qua solo 1% di grassi, Benefit. Questo qui. Sempre vabbè, Parmalat, Zimilla, latte digeribilità senza lattosio. Io prima lo prendevo sempre, prendevamo solo latte Zimilla, poi da un periodo di tempo ci stiamo trovando bene con quello lì dell'Eurospin, pascoli italiani, quindi l'abbiamo accantonato. Quindi profumone di cocco, adoro. Comunque raga, io ogni volta che mangio un biscotto faccio sempre così, anche voi. Sempre raga, sempre. Quindi inzuppo. A me raga, che odore di cocco. Infatti non ho voluto aggiungere il caffè, ma c'è solo il latte. Raga, sono buonissime. Sono troppo buone, troppo piacevoli. Io le gocciole di solito non ho mai assaggiato quelle là tipo fondenti, quelle a cioccolato, no? Sempre le classiche. Cioè, raga, mi sta venendo in mente la pubblicità delle gocciole. Si sta avvicinando Pasqua, quindi queste saranno 2 settimane belle, piene, piene, piene di video belli. Ultima, mentre che qua me lo finisco tutto. Ok, con la mia tazza di latte ci vediamo direttamente a pranzo.
qua, raga, con il pranzo vi ho fatto lo screen che adesso lo starete vedendo. Allora, per pranzo, raga, non sono usciti nella degusta box i funghi, è solo che, raga, mangiare solo pasta in bianco era anche abbastanza inutile, quindi ho voluto aggiungere un po' di condimento. Infatti, ho fatto ovviamente gli spaghetti al nido, che, raga, secondo me questi spaghetti al nido sono la comodità proprio assurda, perché di solito gli spaghetti lunghi sono un po' sempre difficili da chiudere. Di solito, vabbè, esistono i portaspaghetti, però secondo me questa cosa al nido è fantastica. Sono del marchio del verde. Raga, ne ho assaggiato uno per vedere la cottura ed era molto buono, che sono usciti nella degusta box, e quindi che dire. Assaggiamo, vi volevo dire che non vedrete la birra, perché la birra stessa in giornata, quindi quando abbiamo spacchettato la box, i miei l'hanno aperta, l'abbiamo aperta, l'abbiamo assaggiata ed era buonissima. Molto pesante, però buona. Sono un po' più doppi, rispetto agli spaghetti normali, ma sono veramente buoni. Buoni. Non ho usato il sale della degusta box perché è sale grosso, quindi lo lascio alla mia famiglia. Infatti ho detto: mamma, sì, dopo portamelo di qua, così lo utilizzo io. Questi spaghetti sono lunghissimi, mamma mia, mi sembra di non aver mai visto questo marchio nei supermercati, almeno qui da me. Mi piace. Sicuro forse ci voleva molto più condimento, però sinceramente non ho voluto esagerare. Da un pasto super super gradito, quindi entrerà, noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Oh, io ogni qualvolta che registro una 24 ore il tempo vola. Cioè, raga, già stiamo alla merenda. Ok, raga, ci vediamo alla merenda. Eccoci qua con la merenda. Allora, raga, io ho paurissima. Prima voglio assaggiare questo che tutti mi avete detto: sì, Giulia assaggia, sì, Giulia assaggia, è buono. Ma allora, raga, della dit dit, ma raga, penso che si legge così, io Andrea Milano dit det. Vabbè, comunque tutti mo mi cercano. Allora, aceto di mele con zenzero e limone. Bevanda biologico con aceto di mele, succo di limone e zenzero. Sapore vivace, speziato, straordinariamente rinfrescante. Ingredienti: acqua 79,87%, succo di mela 15,9%, aceto di mela 4%, succo di limone 0,2% e zenzero 0,03%. Prodotto biologico. Cioè, raga, adoro questa cosa, infatti costa 3,50 euro, ma anche per questo motivo. Quindi, vediamo, raga. Ho paura. Si sente la mela, neanche l'acido.
Lo faccio per voi. Mi sente il limone, però questa cosa di aceto, di zenzero. È gusto personale, raga, perché a me tipo lo zenzero non piace. L'aceto si sente, l'aceto di mele, quindi... Ok! No, raga, non mi piace sinceramente, no. Direi di assaggiare questo qui gluten free. Scusatemi se ogni tanto tre, perché raga di qua fa un freddo che non avete idea. Made in Italy. Allora, praticamente 100% cereali italiani, gluten free. E niente, raga, sono delle barrette a cereali con all'interno, raga, tutti adesso, con all'interno io. No, raga, sta scritto, vabbè, barretta multigrain con mirtilli rossi. Ok. Ah, belline. Vediamo, raga, assaggiamo. Si presenta come una classica barretta. Si vede? Si vede? Il marchio è Nicoli. Raga, è buonissimo. Per 21 grammi hanno 81 calorie, 0,8 grammi di grassi, carboidrati 17, zuccheri 6,8, proteine 1,3. Proteine 1,3, raga, è buonissimo. Questo, raga, pure uno snack veloce, 81 calorie. Raga, Oreo ricoperte di cioccolato bianco. Vabbè, raga, questi sono... che ve lo dico appunto. Raga, il bello di questi video è anche scoprire prodotti nuovi. Ovviamente non gli Oreo ricoperti di cioccolato bianco, però tipo ad esempio questo, la pasta. La sorella che guarda tipo... Ci vediamo direttamente stasera con il penultimo passo di questa challenge, una cena abbastanza particolare, quindi a stasera, cioè a dopo. La cena, allora raga, lasciamo proprio stare il mio hummus, che non sono, non è brutto di più, ma non l'ho mai saputo fare, a parte perché raga, non mi sono mai cimentata, quindi stasera ho detto voglia di ceci, quindi mo come va va, con questa novità, mulino bianco, barilla, fior di acqua, fior d'acqua, perché voglio dire fior di acqua? Fior d'acqua con farina integrale, ricchi di fibre. Comunque eccolo qua, vediamo un po'. Assaggiamo. È buono. Forse uno dei video più tristi della storia di YouTube. Però non è male. Praticamente cosa ho fatto? Avevo visto una ricetta che prevedeva tipo 600 grammi di ceci, 100 grammi di semi di sesamo, 150 ml di acqua calda. E cosa ho fatto? Grammi di ceci, raga, per me è un botto. Visto che comunque sono l'unica a mangiare queste cose.
240 grammi di ceci precotti, poi 30 grammi di semi di sesamo, li ho tostati un po', tipo per 2-3 minuti, e poi li ho frullati e poi dopo ho aggiunto l'acqua, tipo ho fatto 30-40 ml di acqua, ho aggiunto l'acqua, e però ragazzi, a me è proprio il mio frullatore, che non è piccolino, è tipo il medio. Però non lo so, mi dà l'impressione che quando ci sono poche quantità non frulla un granché, no? Poi ho aggiunto i semi e i ceci, poi ho aggiunto l'olio e poi ho aggiunto un po' di sale. Però raga, comunque non mi è venuta una consistenza vellutata, però buono. Quindi non so, se avete ricette da consigliarmi, consigliatemele. Sinceramente, raga, questo combo molto buono. Buonissime. Considerando che questa sarà la mia cena, abbondo un po' stasera. Dai, però questo video non mi è andata male. Bianco, fate, ah, sapete perché mi è venuta questa voglia di ceci? Perché praticamente su, quando ho visto il pacchetto, sopra si è riportato questa cremina che io suppongo che sia una cremina di ceci, ma non lo so che cavolo hanno fatto. Però raga, quindi mi è venuta questa voglia, ma proprio completamente diversa. Comunque, vino bianco, prodotti integrali che sono pazzeschi, anche le piadine, cioè sono veramente molto buone, i valori sono ottimi delle piadine. Per pezzo ha 12 calorie, grassi 0,2, carboidrati 2,0, proteine 0, no, fibre 0,3, proteine 0,4. Queste ragazzi, secondo me è anche uno spuntino, cioè vi sazia, io alla fine penso che mangio tipo 50-60 grammi. Però ragazzi, sono buoni, tipo uno spuntino con, ecco, un po' di hummus fatto bene. E ragazzi, io vado un attimo di là, poso tutto, vado a bere e poi ci vediamo con un doccino. Ragazzi, eccoci qua con i pavesi double. Questo è il prodotto del mese. Questo era il prodotto del mese, brava. Sto aspettando già la box di aprile. Esatto. Ragazzi, sento il Ma quando cocco. mai ho cioccolato? Comunque c'è già, così. Il cioccolato fondente. Ma di croccanti. Buono, sì, però raga, alla fine niente di eclatante. Voglio questo. Però è sfizioso. Se può fa? Sfizio sì, ma si Ci trovano sta. le mini porzioni Lo so, là. Ma non lo so. Ma è fondente? secondo me si è fondente. Vuoi assaggiare? No, no, grazie. Niente di che. Ok, Cari, sfizioso però. raga, devo dire la verità che questa cena super promossa, ma io mi aspetto, cioè vi aspetto, andate un po' più avanti per la colazione, non lo fate. Allora, ragazzi, ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione, che sarà una colazione.
A domani. Buongiorno a tutti e benvenuti con l'ultimo pasto di questa challenge. Allora ragazzi, stamattina voglio provare i pancake della Pasquare, Brioche Pasquare, non lo so. Comunque mi avete detto che sono nati prima di quelli della Mulino Bianco, quindi Mulino Bianco li ha copiati. Questi qua sono con le gocce di cioccolato, devo dire che l'odore raga è fenomenale, li ho riscaldati un po' al microonde, giusto, sogni, va bene, nel forno. Guarda, sapete cosa sembra? Il sapore del panciocca. Mamma mia, si scioglie in bocca. Wow. Per porzione, perché ragazzi sono tutti divisi con due pancake. Per porzione 131 calorie, 6 grammi di grassi, 18 grammi di proteine, no scusate, 18 grammi di carboidrati, di cui fibre 0,42, proteine 2 grammi. Ragazzi è fantastica sta cosa. Quasi quindi la metto proprio la crema sopra. No, raga, mi piace così. Veramente buono, ma veramente buono, buono, buono. Cioè, raga, morbido. Bello proprio, cioè, proprio si... Bello. Neanche a farla apposta, io quelli della Mulino Bianco ce li ho, però io non li ho ancora provati perché li proveremo insieme. Direi, non dire niente più. Tutto va bene, lo vedete in questa settimana la mia recensione, fine settimana. Quindi io ho provato prima loro, che sono stati i primi ad uscire, quindi loro. L'ultimo prodotto di questa degusta box è Kellogg's senza zuccheri aggiunti, granola, frutta secca, pistacchio spagnolo ad alto contenuto di fibre, senza coloranti e aromi artificiali, senza olio di palma, vegano. Bella, apro e vi faccio vedere. Ragazzi, ci sono le mandorle, il cocco, mix di agglomerati di cereali con cocco, anacardi e mandorle senza zuccheri aggiunti, contiene naturalmente zuccheri. Fiocchi di orzo integrale, avena integrale, segale integrale, farina di frumento, farina d'avena. Ok. Assaggiamo. Si vede che ci sta l'integrale. Si sente. Ah. Io devo dire la verità, non sono un amante dei cereali, praticamente più granola, non sono un amante della granola. Preferisco i pancake. Però è buono, non è neanche troppo dolce, troppo stucchevole, no. Che dire, raga, super colazione andata, devo dire che tiriamo un po' le somme. Devo dire la verità che questa degusta box è stata veramente buonissima e comunque abbastanza ricca di prodotti, infatti ci ho fatto tranquillamente una 24 ore, quindi sinceramente una box super super gradita, infatti non vedo l'ora che mi arrivi quella di aprile,
Speriamo al più presto, non vedo l'ora di scartarla. Adoro, adoro, adoro. E quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace vedere comunque una tipologia del genere ogni mese. Quindi, unboxing per quanto riguarda la box con mia sorella e la challenge con me o con questi prodotti. Quindi, fatemi sapere. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!